Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz è uno dei più grandi talenti nel tennis mondiale. Il giovane murciano ha raggiunto la quinta posizione nel mondo negli ultimi giorni e i suoi miglioramenti sono ovvi per tutti. Il bambino di 19enne, per la prima volta nella sua carriera, è in grado di difendere un titolo e qui in Umago, finora, la situazione sembra abbastanza positiva. Ieri sera, Alcaraz ha vinto senza particolari preoccupazioni, battendo Norbert Gombos e grazie a questo risultato. Ha raggiunto il quarto di finale del torneo, dove affronterà il facundo Argentin Bagnis. A questo punto, Alcaraz è ora il grande favorito della vittoria finale del torneo. Ma bisogna dire che molti stanno aspettando la possibile sfida in finale tra lui e Jannik Sinner, un altro grande giovane nel tennis mondiale. Solo il Southern Tirolin era sul campo ieri per partecipare alla partita del Grand Rival e dell'amico. Per i microfoni del sito web ATP Alcaraz, ha commentato l'accesso ai quarti di finale del torneo croato molto interessante. Penso che questo risultato non rifletta le prestazioni effettive della partita e la durezza di questo confronto. Norbert è riuscito molto bene ed è sempre difficile iniziare un torneo perché devi abituarti alla superficie e alle condizioni della partita. Sono felice di aver trovato un buon tennis e per me è importante aver vinto. È un torneo speciale per me ed è fantastico essere qui senza le restrizioni dovute a Covid. Mi piaceva davvero combattere in ogni punto e ho giocato a un buon livello. Bagnis. In passato ci siamo sfidati e ricordiamo partite molto difficili. È un eccellente tennista e so che mi renderà difficile, ma sono fiducioso di giocare una buona gara. Carlos Alcaraz e la sua crescita professionale. Il tennista ha poi parlato della sua crescita e ha commentato: «In un anno, molte cose sono cambiate, sia a livello personale che professionale. Ho sperimentato grandi momenti, ma ora devo solo lavorare sodo per coltivare l'obiettivo di raggiungere maggiori successi».